Benvenuti alla diretta del mercoledì. Io sono Davide La Greca, mi occupo di sessualità e di questo parleremo. Anche se l'argomento di oggi è un argomento che riguarda la sessualità tipica, perché parleremo di BDSM, ma lo affronteremo da un punto di vista diverso. Come sempre, benvenuti. Per chi capitasse su questo diretta, ora sta invitando i miei follower, ma vi potrebbe capitare anche di vederla per caso, ricordatevi sempre di seguirmi. E che se avete voglia, se voi vi va, mettere mi piace alla diretta e condividerla così da far crescere me e voi tutti insieme. Allora, signori, oggi parliamo di stereotipi nel BDSM, cioè parleremo di quelli che sono un pochino luoghi comuni, i modi di dire e soprattutto quelle piccole distorsioni e storture che spesso accadono nel nostro ambiente, diciamo in quello che è il mondo BDSM. Come sempre aspettiamo che si colleghino un po' di voi e intanto cominciamo. Allora, signori, parliamo di stereotipi. Che cos'è uno stereotipo? Uno stereotipo è una concezione precostituita e generalizzata riguardo un argomento, ovvero una situazione complessa che viene semplificata in una immagine, diciamo, più semplice, più comprensibile, ma al tempo stesso questo porta spesso a questa immagine a essere falsata, cioè non realmente collegata alla realtà. Di stereotipi se ne sentono tantissimi, in tutti gli ambiti. Parliamo. Lo stereotipo è il concetto di semplificare in maniera eccessiva un concetto per renderlo applicabile, il che però significa anche in qualche maniera impoverirlo, cioè perdersi tutte quelle sfumature che invece magari ne fanno parte o in qualche modo si esprimono. E quindi è abbastanza importante parlarne. Allora, fondamentalmente lo stereotipo in psicologia è qualunque opinione rigidamente precostituita e generalizzata, quindi non acquisita sulla base di un'esperienza diretta e che prescinde dalla valutazione del singolo caso e che riguarda persone o gruppi sociali. Esempio pratico, ragazzi, ce ne possono fare migliaia, il concetto è quello della macchietta. Se si dice idraulico, si parla dell'idraulico in generale, non dell'idraulico specifico, e ovviamente si diventa uno stereotipo. Ciao Matteo. Lo stereotipo è questo: quando si dice idraulico, vengono in mente dei luoghi comuni. L'idraulico è uno che lavora coi tubi, l'idraulico è uno che non fa la fattura, l'idraulico è uno che raffazzona, oppure l'idraulico è uno che fa, diciamo, intrattiene le donne sole nelle case in cui lavora. Perché ho detto queste stupidaggini? Per farvi capire qual è il concetto dello stereotipo. Salve Deluxe. Allora, intanto, visto che vi state aggiungendo, vi ricordo sempre che questa è una diretta interattiva a cui potete partecipare attraverso la chat. Se volete scrivere, salutare, dire la vostra, controbattere o aggiungere pezzi, siete assolutamente benvenuti. Io leggerò quello che avete scritto, come adesso farò con chi ci sta salutando. E diciamo, eviterò di leggere il vostro nome soltanto se voi scrivete prima anonimo in modo da non essere, come dire, non voler essere identificati. Altrimenti leggo. Ovviamente leggerò, non leggerò quelli che possono essere commenti, come dire, non adatti a una diretta o quelli che in qualche maniera sono puramente di troll che vogliono dare fastidio. Allora, per esempio, ci saluta Deluxe. Buonasera e Angela Bruno Maiolino saluta tutti, me e chi ci segue, quindi tutti voi. Allora, il concetto è questo qui. Quali sono gli stereotipi? Fondamentalmente, gli stereotipi sono degli stampi cognitivi, si dice, ovvero delle idee che vengono in mente nel momento in cui si cita o si parla di qualche cosa. Come ho fatto esempio prima, se io dico muratore, gli vengono in mente tutta una serie di immagini, di idee, ecco, quelli sono gli stereotipi. Ora, ragazzi, gli stereotipi sono utili, nel senso che lo stereotipo è una di quelle cose che serve nella vita, come dire, di tutti i giorni per parlare la stessa lingua. Perché? Perché se io devo ogni volta che spiego che Mario fa l'idraulico, se devo ogni volta spiegare che cosa fa un idraulico, chi è un idraulico, ci metto, le conversazioni sarebbero decisamente lunghe. Quindi io dico, no, Mario è un idraulico, automaticamente do una serie di informazioni. Come detto prima, però, questo elimina tutta una serie di informazioni specifiche su Mario.
Perché? Perché Mario viene accorpato con l'idraulico e voi ci pensate, noi usiamo sempre gli stereotipi. Qual è il problema? Il problema è che lo stereotipo, Liliana ci dice: buonasera, sto sfidando il temporale per guardarti dal PC. Oh mio Dio, così mi fa pensare un sacco di cose interessanti. Spero che tu non sia sotto l'acqua, ma sia solo il problema di rischiare il fulmine. Ti ringrazio. Allora, il concetto è esattamente questo. Il concetto è che nel BDSM di stereotipi ne abbiamo a bizzeffe, ne abbiamo tantissimi. Hanno, vi ripeto, un senso quando sono delle etichette. Se io dico sub, ovviamente vado ad accendere tutta una serie di etichette, diciamo, per cui non devo andare a spiegare che cos'è un sub ogni singola volta. Il problema è che non bisogna mai fermarsi allo stereotipo, non bisogna mai fermarsi all'etichetta. L'etichetta è necessaria. Ciao Viola, Viola saluta tutta. L'etichetta serve per avere una comunicazione efficace. Se io dico sub, automaticamente se io dico, ah no, Mario è un sub, automaticamente ho detto che Mario è una persona che è sottomessa, che preferisce stare, diciamo, avere un ruolo nella coppia dom sub, dalla parte sub, e quindi tende ad accettare gli ordini, tende, ma non sto parlando, se, finché dico Mario è un sub o Mario il sub, ho dato un'etichetta, ma che non spiega tutto di Mario, perché poi di Mario possiamo scoprire che ha tanti interessi, che è un sub che predilige delle cose rispetto a delle altre. Per esempio, quando si dice sub si pensa anche diciamo, alla parte masochista, ma potrebbe tranquillamente essere un sub che non ama il dolore. Allora il discorso è esattamente questo. Capire che di stereotipi si possono, con gli stereotipi si possono fare un sacco di danni. Allora, qual è lo scopo di questa diretta? È affrontare l'argomento, cioè capire che quando si parla, quando ci si confronta con uno stereotipo, bisogna imparare a usarlo come strumento, ovvero per dare un'idea generale, ma che questo non incasella automaticamente la persona all'interno di una scatola chiusa. Perché? Perché se facciamo questo, e signori lo fanno in tanti, lo fanno veramente in tanti, ci dovremo a, prima cosa, sottostimare la gente, cioè avere un'opinione su qualcuno non formato sulla realtà. Esempio pratico, ne faccio, io sapete che adoro gli esempi pratici. Nell'ambito BDSM si parla spessissimo di età. Allora, voi immaginate che io vado a parlare con un ragazzo di 20 anni e nel momento in cui mi dice che ha 20 anni, io decido che è assolutamente, che non sa niente, che è come dire, è innocente, che sa poco e quindi che ha bisogno di essere formato. Beh, questo è uno stereotipo. È uno stereotipo. Che un ragazzo di 20 anni abbia meno esperienza di un uomo di 50 è possibile, non è sicuro. È possibile perché? Perché magari un uomo di 50 sono già tanti anni che fa BDSM e ha tanta esperienza. Ma questo non significa che il ventenne non abbia una competenza o che non abbia fatto magari due anni, diciamo qua, cerchiamo di stare sempre nell'ambito della legalità, abbia fatto 2 anni di esperienza molto intensi e che quindi abbia un background valido. Allora, dove sta la differenza tra stereotipo e etichetta utile? Etichetta utile è che probabilmente un ragazzo di 20 anni ha meno esperienza di un uomo di 50, ma non è detto, quindi ascoltiamolo, perché potrebbe avere una bella testa, potrebbe avere avuto tante esperienze, potrebbe aver letto tantissimo anche prima dei 18, quindi essersi informato, aver studiato, aver analizzato, o potrebbe essere estremamente portato. Ragazzi, è inevitabile. Questi sono proprio l'uso reale del concetto di capire dove uno stereotipo è negativante e dove invece è un'etichetta utilizzabile. Ma vale anche il contrario. Allora, io ho 50 anni, lo sapete, ne ho 51 per l'esattezza. Quest'anno ne faccio 51 a ottobre. Mi trovo, ogni tanto mi capita che quando dico la metà, soprattutto in chat, a chi non mi conosce, ah, vabbè, allora sei vecchio e quindi sei automaticamente viscido, vai in giro cercando partner di un certo tipo, sei un pallone gonfiato, sei retrogrado e sei rimasto indietro. E io
Mi chiedo, boh, mi conosci? No, hai mai parlato con me personalmente? No, e allora sei il tuo è uno stereotipo. Che ti ripeto, non significa che sia campato in aria, perché certo, tantissimi cinquantenni rientrano in queste categorie, ovvero gente che ha tante esperienze, ha fatto una vita e che quindi magari un pochino se la tira oppure tende ad avere un ego ipertrofico. Io ne ho uno gigante, non mi nascondo. Lo gestisco un po' meglio, ma fondamentalmente lo capisco. Dov'è la differenza? La differenza è che se noi ci basiamo solo sugli stereotipi, automaticamente andremo a, come dire, danneggiare qualunque relazione che si può creare con la persona che abbiamo davanti. Perché diamo per scontato tutta una serie di cose che potrebbero essere vere, come potrebbero non essere vere. Allora il concetto è esattamente questo. Nel BDSM, nell'ambiente BDSM, di stereotipi ne abbiamo infiniti, infiniti. E spesso ci si gioca spesso, nel senso che qual è il problema? Che spesso questi stereotipi poi diventano delle macchiette. Allora, parliamo di, io mi fa sempre ridere, parliamo un attimino proprio del concetto di macchietta. Allora, a un certo punto arriva un dom, uomo, cis male, ragazzi, il classico, uno stereotipo pesantissimo che maschio, cis, dom, etero. È una categoria. È il dominante maschio, etero, cis male, quindi che è un uomo di nascita e ha un aspetto maschile. Bene, automaticamente questo lo mette dentro una serie di categorie e quindi parte subito la parola masterone. Perché? Perché magari ha un carattere un po' forte, magari è uno di quelli che se la tira un po', oppure ha semplicemente un atteggiamento duro e puro. Ragazzi, sì, può essere che sia il famoso masterone. Per esempio, masterone è uno stereotipo. Masterone è la classica parola che indica uno stereotipo. Cioè, il masterone è quello che se la crede, duro e puro, un incrocio tra, come dire, Mangiafuoco e 50 sfumature di grigio. Il masterone è quello che confonde il ruolo con la persona. Vedete quanti stereotipi sto tirando fuori in una sola frase? Ecco, questo è un bene quando se ne parla in generale, perché quando si stigmatizza la categoria dei masteroni. Però dare per scontato che tutti quelli che sono grossi, che parlano come dire, in maniera profonda e che si danno un po' di ruolo, un po' di atteggiamento, siano dei masteroni, beh, danneggia perché non si parla più con la persona che si ha davanti, non la si conosce più la persona che si ha davanti e al tempo stesso si perde la possibilità di conoscere l'uomo, la persona. Matteo ci dice c'è anche la mistressina. Ecco, anche mistressina è uno stereotipo. Allora, dove dico? Io non dico che gli stereotipi siano completamente sbagliati o inutili. Ragazzi, la mistressina è una figura archetipale. La mistressina è una ragazza di solito molto giovane che si atteggia a mistress senza averne le effettive competenze, solo perché è magari carina e prestante. E dà ordini a chiunque. Qual è il problema? Che se noi decidiamo che tutte le ragazze giovani, carine, che fanno le mistre, sono mistressine, non avete idea di quanta gente in gamba ci perdiamo. Quanta gente in gamba con cui conversare. Lasciate perdere di giocare, parlo proprio conversare. Io, per esempio, non do mai per scontato. Quando mi trovo di fronte una ragazza giovane, io ascolto, ci parlo. E questa è la differenza. Poi, ragazzi, se si dimostra una mistressina, sono l'uomo, vuol dire, è semplice, con le mistessine c'è una sola, come dire, atteggiamento da tenere, andarsene rapidamente. Sto scherzando, ma in realtà neanche tanto. Senso perché? Perché non, essendo io uomo dom, con una mistessina che magari prova a dominare me, c'è poco dialogo, se non capisce che al massimo possiamo parlare da pari a pari, o con tutti, da persona a persona, cosa che faccio con tutti. È difficile. Ragazzi, mi è capitato, eh? A me è capitato più di una volta di trovarmi di fronte alla mistressina e come vedete anch'io uso gli stereotipi. C'è la ragazza che improvvisamente, ma neanche tanto ragazze, spesso anche più grandi, che in quel caso è la mistressona, che
che è venuta da me con atteggiamento arrogante, pensando di, come dire, per far vedere chi comandava. E io a me non interessa comandare qualcuno che non si sottomette a me per sua scelta, quindi fondamentalmente l'ignoro. Però la differenza dove sta? Sta tra il giudicare l'archetipo, lo stereotipo come concetto, ovvero la figura della Messessina. Ragazzi, è una figura realistica, realissima, cioè che esiste e è anche abbastanza, come dire, rappresentata, così come il Masterone. Però non giudichiamo tutti subito, ascoltiamoli. Perché? Perché può capitare anche la persona che invece è estremamente interessante, che dietro un atteggiamento forte, un po' archetipale, dietro invece c'ha tanta roba da raccontare. E vi dico, come c'è il Masterone e la Mistressina, c'è la Mistressona, ma poi ci sono anche la mia preferita. Per esempio, quando si scherza su queste cose, è perfettamente legittimo, perché non è che ci dobbiamo annoiare e parlare sempre di cose serissime. Per esempio, la mia preferita è la slave pancina, la schiava pancina. La schiava pancina è una figura archetipale. La differenza è questa, che nel BDSM di stereotipi ce ne sono tantissimi ed è importante anche parlarne e conoscerli, cosa che faremo un po' oggi. L'importante è capire che lo stereotipo è una categoria ideale, cioè è un concetto. Tanti comportamenti diversi portano alla creazione di questa figura stereotipata, archetipale. Adoro questa parola. Ricordiamoci sempre che dietro ci sono delle persone. Esempio pratico. Che cos'è la schiava pancina? La schiava pancina è una parola che temo di averla inventata io, non ne sono sicuro, ma temo di averla inventata io, presa diciamo, dallo stereotipo della mamma pancina. La mamma pancina esistono sul serio, sono quelle, hanno i loro gruppi Facebook, le ha portate alla luce e le ha rese famose il signor Distruggere, che è un altro stereotipo terribile. Il signor Distruggere ha creato la mamma pancina. La mamma pancina sono quelle donne, che vivono per la maternità, che parlano solo dei figli e che spesso veramente dicono delle frasi terribili perché sembrano uscite da secoli scorsi, nel senso che la mamma pancina parla di bambini di 138 mesi. Oh, 138 mesi è un bambino di 10 anni. Eppure loro parlano 138 mesi. Ragazzi, 138 mesi, ma che 10 anni? 12 anni. 138, fatevi i conti, ragazzi, matematica, siete più bravi di me. Eppure ti dicono, no, perché è un bambino di 138 mesi. A 11 anni, a 12 anni. Oddio, quanti anni ha un bambino di 138 mesi? 120 più 18, ragazzi, ha 11 anni e passa. Oppure che fanno cose terribili, tipo le torte con latte materno, i gioielli con la placenta. Vabbè, non voglio parlare di mamme pancine perché vi giuro è una delle cose che mi fa da una parte rabbrividire perché poi hanno dei concetti meravigliosi. Le schiave pancine sono quelle sub, quasi sempre donne, e che parlano di cuore, sole e amore, cioè perché trasformano il BDSM in una specie di romanzo Harmony. Il master è perfetto, non gli farebbe mai niente che loro non vogliono, il master fa tutto quello che loro desiderano senza neanche dirglielo, senza neanche chiederglielo, lui non farebbe mai nulla contro di loro, c'è sempre per loro. Non esca che c'è. Cioè, secondo me hanno confuso i ruoli, ma vabbè, questo è un altro discorso. Il concetto è che esistono le schiave pancine. Perché? Perché ogni tanto le leggo. Poi vai a scoprire che è il loro sogno, è quello che desiderano, è la loro idea di BDSM. E quindi una volta che ho capito che è la loro opinione, mi sta bene. Non mi sta bene che continuano a dire che quello è BDSM, è il BDSM, e tutto quello che gli altri fanno no. Cioè, quindi, se tu in questi gruppi, ragazzi, io sono uscito da dei gruppi di schiave pancine perché, come parlavi, di pratiche assolutamente cioè, comuni. Oddio, che schifo, questa roba non si fa, non si fa, non è BDSM. Raga, parliamo di fustigazione. Allora, il concetto è questo qui. Dove sta lo stereotipo? Dov'è che lo stereotipo diventa sbagliato? Lo stereotipo diventa sbagliato nel momento in cui la persona sposta l'opinione e la fa diventare legge, la fa diventare regola.
Allora, la schiava pancina è uno stereotipo e fino a che ci giochiamo possiamo giocarci, ma quando ve ne trovate una davanti, dove fino a che una persona, oh ragazzi, è una schiava che vuole il master che gli fa le coccole e che al massimo gli dà due sculacciate, si trovasse una persona con cui condivide questa visione del BDSM e siano felici per sempre. È sbagliato quando questa persona prova a rendere la sua visione quella valida per tutti. E se tu non sei dentro quella visione, sei tu sbagliato. Ecco, allora, non lo fanno solo le schiave pancine, ma per farvi un'idea, perché vi assicuro che io mi è stato contestato che come dire, ma non mi ricordo manco che pratica avevo proposto, ma ragazzi, una pratica comunissima, nel senso che ora non me lo ricordo, ma qualcosa a livello di fisting, quindi non tutti la fanno in pochi, ma è parte integrante del BDSM, semplicemente c'è chi piace e chi non piace. Il concetto è questo, cioè lì dove lo stereotipo, l'etichetta, è utile per passare delle informazioni, ben venga. È sbagliato quando lo stereotipo danneggia le persone che abbiamo di fronte. Cioè, etichettare tutti i giovani del BDSM come incapaci e impreparati è sbagliato, è sbagliatissimo. Perché ci sono persone giovani, estremamente preparate e competenti, ci sono persone, me, giovani, che non sanno un tubo, ma ci sono anche persone vecchie che non sanno un tubo e persone vecchie che sono estremamente preparate. Quindi il concetto è questo. Finché uno stereotipo è un modo per semplificare la discussione, bene, nel momento in cui l'etichetta, lo stereotipo diventa un modo per ghettizzare le persone, no. Da etichetta opposta, i vecchi sono tutti dei palloni gonfiati che non sanno gestire la loro natura e sono tutti dei maniaci pervertiti. Allora, sui maniaci pervertiti posso essere anche d'accordo, ma alla fine, quindi, se fai BDSM un pochino dai, lo devi essere, se no non è divertente. Ma che tutti i vecchi siano laidi e come dire, dei palloni gonfiati, non sono d'accordo. Non dico che non lo sono, dico che è uno stereotipo. Allora magari guardiamo, perché c'è un sacco di gente anziana che invece è alla fine alla mano, tranquilla. Sì, poi ci sono, ragazzi, poi parliamoci chiaro, l'ego con l'età peggiora, quello che vi pare, il carattere è questo, ma veramente io ci sono un sacco di stereotipi che sono veramente danneggianti. Poi, ragazzi, ci sono anche degli stereotipi che sono diventati degli stigma sociali, penso che io ogni tanto sento il concetto che tutte le mistress sono delle prodomma e non esistono più prodomma e mistress che lo fanno per passione. Ragazzi, questo è uno stereotipo terribile per due motivi. Ragazzi, la quantità di prodomma, rispetto alle mistress è ridicola, ridicola. Cioè, ma non ridicola nel senso di negativa, è ridicola nel senso numerico. Le mistress presenti in Italia sono migliaia, le professioniste, le prodomme presenti in Italia sono centinaia, decine. Dai. Forse 100 prodom, professioniste. Poi gli uomini lasciamo perdere, siamo ancora meno, nel senso che i prodom maschi sono pochissimi. Parliamo di veramente poche decine in giro per l'Italia e i master dominanti sono tantissimi. Però quante volte avete sentito la frase no, no? Poi vado a vedere chi è che esprime questo stereotipo dei sub tristi perché non sanno approcciarsi. Ovviamente le uniche persone che lì gli danno un pochino di retta sono le prodomme perché è il loro lavoro, ascoltare la gente e quindi poi però vanno in giro facendo questi programmi terribili. Ah, ormai sono tutte mistress, non si trova più una che lo fa per passione. Figlio mio, è uno stereotipo. Perché? Perché per trovare una persona con cui avere una relazione DS o MS, come lo volete chiamare voi, seria, ti devi impegnare, nel senso che parliamoci chiaro, poi non voglio far mollare il discorso del prodomming a cui dedicherò una puntata, ma il discorso è che è uno scambio,
devi dargli in cambio, non vuoi pagare, non pagare, ma devi dare impegno, serietà, disponibilità, capacità. Devi essere una persona che parla con un'altra persona e che con questa scambia e dà tanto quanto riceve. E quindi il concetto è questo. E Lady Anne ci dice, ecco, io ti ringrazio perché la tua confessione è proprio la rottura di uno stereotipo. Lady Anne, per chi legge la chat, io non dirò la sua età, non è. È diversamente giovane, sei comunque più piccola di me, vai tranquilla. E dice: ai Munch Campani, io mi vergogno dei miei 45 anni. Oh, scusa, lo dici tu, per cui perdonami se lo dico, anche se non si dovrebbe fare per educazione. Quando parlo con i ragazzi che hanno la metà dei miei anni e ne sanno il triplo di me. Vero, vero, ragazzi, ci sono dei ragazzi preparatissimi. Poi vi dico anche che, ragazzi, ci sono anche dei ragazzi che hanno un ego più grosso di quello di noi anziani e che certe volte sono, come dire, hanno una prosopopea che voglio vedere fra 20 anni quello che faranno. Ma detto questo, ecco, io ho appena usato uno stereotipo. L'importante è esattamente questo, è separare gli stereotipi dalla realtà. Ovvero, se incontrate me e io vi dico, guarda, io sono Dom, mi vedete, ho la barba, sono vecchio, e mi giudicate per gli stereotipi, fate due figure. Può essere comodo al volo, nel senso che ti dico che sono Dom e sai che non gioco sub, e questo è un vantaggio. Ma se tu decidi che sono un masterone, guardandomi in faccia, guardando l'archetipo e il fatto che ti dico che sono dominante, se improvvisamente io divento un pallone gonfiato che ti vuole convincere delle cose, stai usando uno stereotipo. E potresti scoprire che è vero, potresti scoprire che non è vero. E questo è estremamente importante. Quindi, tutte le volte che ci si approccia a qualcuno, usiamo le etichette per ridurre, come dire, la quantità di informazioni che dobbiamo condividere con l'altro. Però poi ricordiamoci che la parte importante è andare a vedere la singola persona, cioè poi a conoscere la persona che abbiamo davanti. Perché, vi ripeto, se voi ragionate solo per stereotipi, vi accorgerete che la gente è spesso distantissima, distantissima dallo stereotipo che vi siete messi in testa. A me capita spesso perché tantissima gente prima di conoscermi di persona, di me ha sentito un sacco di cose e quindi si è formata un'idea, un'etichetta. Oh, ecco, ha detto Springhi, il ritardo. E che succede? Succede che se si pone nei miei confronti usando lo stereotipo, mi può andare bene, mi può andare male. Perché? Perché se si è formata un'idea positiva, avrà un'idea positiva di me e quindi tutto quello che dico, che figo. Se ha un'idea negativa, come capita, tutto quello che dico sarà inutile, sarà letto con questo filtro cattivo. Ma me, come fa a conoscermi se non mi ascolta? E vi assicuro che tanta gente, a me è successo, di gente che dopo che mi ha conosciuto, ha parlato con me per un po' di tempo, e mi ha detto, sai una cosa? Io avevo di te un'opinione completamente diversa, in base a quello che mi avevano detto, in base a quello che avevo visto, pensavo fossi un certo tipo di persona, invece ho scoperto che sei un altro tipo di persona. Ecco, questo è andare oltre lo stereotipo. Allora, quello che vi dico io è, se vogliamo evitare che gli stereotipi siano loro a guidare le nostre azioni, dobbiamo essere aperti, ovvero usare le etichette per darci un'idea generale, ma poi essere aperti al confronto, a cambiare idea, a imparare cose nuove, a in qualche maniera andare ad approfondire la singola persona. Vi ripeto, prendiamo l'archetipo fuori dal nostro mondo, prendiamo l'archetipo in generale. Vi si presenta uno che vi dice, ah, io sono, che ne so, un dentista. Allora, di stereotipi dentisti ce ne sono tantissimi. Evasori fiscali, gente a cui piace fare del male agli altri, gente che vive mettendo le mani in bocca alle persone, bla 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 bla. E poi, però, se voi vi tenete soltanto questi archetipi, di quella persona saprete poco. Magari scoprite che in realtà, come dire,
un poeta che come hobby scrive poesie, e poiché non si può campare, è difficile campare scrivendo poesie, fa il dentista. O potesse scoprire che in realtà è un misogino, sessista, con credo, problemi comportamentali, e questo annulla tutti i pensieri sul fatto che è un dentista e ci dice solo che è una persona da evitare perché ha problemi caratteriali. Il concetto è esattamente questo. La Lara ci dice: nel virtuale gli stereotipi abbondano alla grande, forse perché è più facile per loro quando non ci mettono la faccia. Poi di persona sono un'altra cosa. Oh, la Lara, hai detto una cosa non solo molto bella, ma anche molto giusta. Lo stereotipo è spesso utilizzato come una maschera, come un, come dire, un vestito che noi indossiamo per essere compresi. Pericolosissimo. Brava, mi hai dato proprio un lap stupendo. Parliamo proprio, prendiamo un esempio chiarissimo. I nick. Ti compare in chat uno che si chiama VC Schiavo o Schiavo VC. Allora io mi sono sempre chiesto, ma se tu ti presenti con un nick Schiavo VC, è ovvio che chiunque parli con te parlerà con uno stereotipo. Perché? Perché non solo ti sei presentato usando come nick, quindi la tua maschera, la tua identità principale è schiavo. Quindi automaticamente, se io dovessi vivere di stereotipi, ti darei degli ordini. Hai detto schiavo, quindi obbedisci. WC, quindi significa che nelle tue fantasie c'è automaticamente il toilet, cioè l'essere utilizzato come toilet, come diciamo strumento per le deiezioni. Ve l'ho detta in maniera proprio elegantissima. Il che significa che vuoi essere umiliato. Cioè, vedete, se io mi presento con uno stereotipo, come automaticamente dall'altra parte si creano dei preconcetti pesantissimi. Quindi se poi in realtà l'hai scelto ma non ti rappresenta, ma è bello che ti sei messo una bella maschera. Così pesante che è difficile che poi qualcuno vada oltre la maschera che ti sei messo, lo stereotipo. Quindi, se poi magari sei interessantissimo, sei un uomo coltissimo, sei una persona con mille interessi, io ti chiederò soltanto se ti posso, e non lo dico, ma ci siamo capiti, perché quello mi viene in mente. Allora, il concetto è esattamente questo. Se io metto un nick, per esempio, tantissima gente adesso lo sta facendo, anche pur mantenendo la privacy, mette come nick un nome e un cognome realistici, magari scherzosi, ma realistici. Questo aiuta tanto, aiuta perché non mi mette davanti subito uno stereotipo. Se io, prima è passata, la mia non è una critica, non è una critica, una sottomessa perenne. Al di là della battuta, mi viene in mente che sottomessa non è perenne ma peresse, per cui c'è un errore grammaticale, ma questa è una cazzata. È una battuta bruttissima che voi cancellerete dalla vostra memoria immediatamente. Sottomessa perenne, automaticamente io davanti a me mi viene in mente un'immagine. Sottomessa perenne significa che tu vuoi essere sottomessa da chi hai davanti. Il che non può essere vero. Perché? Perché nessuno è sottomesso a chiunque gli si presenti. Le nostre sono delle relazioni stupende in cui scegliamo le persone da cui farci sottomettere o da cui farci dominare. È una scelta. Noi conosciamo le persone e poi decidiamo, quella persona può avere uno scambio con me di dominazione e sottomissione ed essere la mia sottomessa, o se io fossi sottomesso e non lo sono, e potrei decidere che una persona è il mio dominante, la mia dominante. Ma se io mi presento come sottomessa perenne o sottomessa per sempre, automaticamente l'altra persona parla con uno stereotipo. E questo è pericoloso. Ma è pericoloso per voi, perché non vi ascoltano. Poi, ragazzi, gli stereotipi sono anche di tipo estetico, sono di tipo visivo. Se io, voglio dire, vedo una foto con una
donna in vestito elegantissimo, calza rete, tacco alto e sorriso, penso a una dominante. È uno stereotipo. Se io vedo una foto e vedo una donna, io adesso faccio esempio con le donne, ma immaginate che posso fare qualunque, anzi facciamo esempio con un uomo, che così evitiamo di far sembrare che voglia parlare solo di dominazione donna-uomo, è uomo su donna. Se io vedo un uomo in reggicalze, piegato a 90, col culo in alto, la schiena quasi sul pavimento, le mani stese davanti a sé, in atteggiamento di sottomissione, sto in qualche maniera ragionando su uno stereotipo, il che significa che di base io penserò che quell'uomo è un sottomesso e che sta aspettando ordini o ha ricevuto l'ordine di mettersi in quella posizione. Poi, quello che vi consiglio io è attenzione. Perché? Perché potrebbe tranquillamente non esserlo. E una cosa così forte è, diciamo, statisticamente improbabile, ecco, usiamo questo termine, statisticamente improbabile che non sia un sottomesso, ma potrebbe essere anche un dominante che ha perso una scommessa, potrebbe essere un dominante che gioca, potrebbe essere un attore, potrebbe essere un vanilla che sta facendo un video. Questo è importante, capire che un vedere qualcosa automaticamente non rende reale uno stereotipo. La settimana scorsa ero in vacanza e a un certo punto al mare è passata una ragazza con un choker meraviglioso, ma proprio un choker di quelli ragazzi da gioco, non un gioiello. Era palesemente un choker da gioco, cioè un choker che, di quelli che si usa poi per come gag ball per giocare. Peccato che la ragazza non era neanche maggiorenne, per cui secondo me non sapeva neanche il significato di quel choker. L'avrà scelto perché era bello, fa moda, fa figo e lo portano i Måneskin. Non sto scherzando, nel senso che il choker li vendono da H&M e quindi è uno strumento di moda. Qual è il discorso? Il discorso è che quello è un oggetto che nel nostro ambito identifica una o un sub, perché il choker è un O-ring, serve a impedire che la persona chiuda la bocca. Vederlo al mare è stato strano. Ora, se io ragionassi per stereotipi, dovrei dire: ah, quella ragazza è sicuramente una sottomessa. Al di là che non aveva neanche l'età, per cui non poteva essere, ma non è automatico. Allora, capite quanto queste informazioni possano in qualche maniera essere fuorvianti. Allora, ragioniamo su questo. Ragioniamo sul fatto che quando ci vengono in mente degli stereotipi, noi prendiamone atto, che sono probabilmente, statisticamente, la cosa più comune, ma non è automatico. Se uno vi dice che è master, chiedete se è la schiava, perché magari usa impropriamente il termine. Dall'altra parte, che un dominante o un master sia automaticamente un sadico, non è vero. Eppure tanta gente ha quest'idea. Quando tu dici: ah no, io faccio BDSM e sono dominante, pensano che meni come un fabbro. Non è vero, è probabile, ma non significa che questo sia assolutamente vero. E tra parentesi, attenzione, perché questo potrebbe essere fuorviante. Perché? Perché se voi una persona vi interessa come partner, e non basta che sia dall'altra parte, nell'altro ruolo per essere automaticamente valido o adatto a voi. Perché? Perché potrebbe essere, per esempio, voi siete sub, trovate l'altra persona che vi si presenta e vi dice di essere donna, vi piace come persona, vi piace, ha quei feromoni che vi accendono tutte le lampadine, ma informatevi che tipo di donna è, perché potrebbe essere non adatta a voi magari piace il dolore e a lui non piace fare del male, magari invece lui è un sadico di quelli seri e a voi il dolore non fa impazzire. Lui è per l'oggettificazione e a voi questa cosa vi fa impazzire. Magari lui è un esperto di aghi e voi siete agofobici. Capite che se voi automaticamente date per scontato tante cose, potrebbero rivoltarvisi contro.
E questo è un pochino il discorso che voglio fare io sugli stereotipi. Cioè, lo stereotipo è uno strumento utile, utile, molto utile per comprendersi. Perché se io ti dico che sono dominante, già sai che non le prendo. O che non puoi rigirare la frittata. Se ti dico che sono switch. Una volta ho avuto una discussione, Matteo ci dice, una volta ho avuto una discussione e lei diceva, ma tu sei esibizionista e quindi non potevo dire un no. E invece era no. Oh, esattamente, Matteo. Questo è giusto. Allora, perché? Perché ti hanno visto, probabilmente ti hanno visto, Matteo ha, specifico per chi non conosce Matteo, Matteo ha delle mise, dei dress code meravigliosi. È uno che ha una cura nel vestirsi alle feste che non avete idea. C'ha sempre delle mise molto belle. Ed è molto orgoglioso, si vede che è uno che si veste per farsi vedere, per farsi apprezzare. Ma questo non ne fa automaticamente un esibizionista, perché a lui piace curare i suoi dress code e gli piace curarsi come persona, gli piace fare bella figura e l'ha fatta la parentesi perché vi assicuro che ha dei abbigliamenti molto belli, molto particolari, soprattutto molto curati. Ma esibizionista poi significa un'altra cosa. Magari non gli piace farsi vedere mentre gioca, magari non gli piace. Ora io, no, scusami Matteo perché sto parlando di te. Anche io sto dicendo, ora però passa agli stereotipi, quindi ora non parlo più di Matteo, parlo in generale, ma capite che una persona a cui magari piace farsi vedere ben vestito, curato, con dei dress code estremamente sexy e molto espliciti, non è detto che gli debba automaticamente piacere giocare in pubblico o farsi vedere fuori dalla festa o andare in giro vestito così in ambiti pubblici. Capite che è differente. Vi faccio un esempio personale. Io sono una persona timida. Io sono timido, ma sul serio, nel senso che io sono una di quelle persone che fa sempre tanta fatica ad esprimersi, a mettersi in piazza. Non ci crede nessuno. Perché? Perché mi vedete in giro, mi vedete alle feste, mi vedete fare cose, mi vedete in diretta, mi vedete parlare. Ma che c'entra? Se mi conosci, piano piano, scopri che in realtà sono una persona timida. Ho imparato a gestirmi, ho imparato a fare le cose, ma in realtà tendo alla timidezza. Ma cioè, dice, era una discussione accesa tra l'altro, ma io immagino, anche perché quando qualcuno ti vuole incastrare in uno stereotipo, beh, un po' ti rode, un po' ti dà fastidio. Perché? Perché alla fine io sono una persona, non sono una macchietta. E questo è un discorso molto importante. In chiusura, voglio parlare di uno stereotipo al contrario. Attenzione agli stereotipi di tipo iperpositivante, esempio pratico. Ragazzi, quando qualcuno vi dice di essere qualche cosa o si dà un'etichetta, attenzione che non è detto che sia vero. Vi faccio l'esempio con ciò che mi sta più a cuore, mi è successo l'altro giorno. Una persona si presenta come rigger, quindi fa corde, lega e in qualunque stile lo voglia fare. Western, Shibari, Semenawa, Ebunawa, fate quello che vi pare. Quando uno si presenta come rigger, non date per scontato che sappia legare. Si è presentato come rigger. Controllate. Il suo livello lo può dimostrare soltanto o attraverso, come dire, del riconoscimento di qualcuno di livello superiore che ne riconosce le capacità, oppure ti fa vedere quello che sa fare. Non te lo fa provare, te lo fa vedere, significa che ti invita a vederlo legare in una situazione pubblica con qualcuno che conosce. Allora, per esempio, qui è evitare lo stereotipo del io ti dico che sono rigger, automaticamente significa che sono bravo. No, io sono rigger e che sono bravo te lo devo dimostrare, che sono coscienzioso te lo devo dimostrare, che sono capace di fare quello che dico te lo devo dimostrare. Questo è un uso positivo dello stereotipo. Perché? Perché lo stereotipo io sono un rigger indica che so usare le corde, che uso le corde e che mi piacciono le corde. Quanto sono bravo, come lo faccio e con quanta sicurezza? Ebbè, questo no, non me lo può dire lui, me lo deve far vedere. Capite la differenza? Allora, ci sono un sacco di stereotipi nel mondo. Quindi il concetto è questo. E tenete conto che, per riassumere,
Viviamo di stereotipi, il porno è pieno di stereotipi, il BDSM è pieno di stereotipi. Sono le etichette che servono per comprendersi meglio. Quindi l'etichetta è utile per capire il discorso in generale, ma non per identificare una persona. Dire io sono un rigger significa che mi piacciono le corde, ma che tipo di rigger, quanto bravo, quanto sono capace. Devi conoscermi, mi devi frequentare, devi seguirmi un po'. Poi gli stereotipi sono ancora più pericolosi quando sono imposti. Ah, se vuoi essere questo, allora devi fare questo. Ah, se vuoi essere uno schiavo, allora devi fare questo, questo, questo e questo, questo e questo. Se no non sei uno schiavo. Ecco, se qualcuno vi fa questo discorso, voi sorridete, salutate, indietreggiate senza girargli le spalle e ve ne andate. Questo è uno dei modi peggiori di utilizzare gli stereotipi. Applicare forzatamente lo stereotipo sulla persona davanti a voi. Ah, sei una bunny? Allora ti posso sospendere per l'alluce sinistro e tirarti su di peso. Sei una bunny? No. Sei una bunny significa che ti piacciono le corde. Allora parliamo di cosa vogliamo fare, come farlo, che problemi fisici hai, se cosa ti piace e cosa non ti piace. La differenza è questa. Lo stereotipo, l'etichetta serve per comprendersi e iniziare un discorso. Ma quando si vuole passare dal generale le bunny, i bunny a quel bunny, quella bunny, bisogna parlare con la persona. Quindi bisogna sempre rimanere aperti sulle possibilità, sui particolarismi. Bisogna essere delle spugne in grado di assorbire gli stimoli specifici, tutte le cose, come dire, che possono capire. Ragazzi, questo vale anche per noi, perché se noi non siamo disposti a cambiare, poi alla fine diventiamo noi degli stereotipi. Nel senso che se io mi guardo com'ero 10 anni fa, ero un'altra persona. Se mi guardo com'ero 3 anni fa, ero un'altra persona. Io sono cambiato. E vi faccio ridere, l'altro giorno una persona in una chat, in un forum, no, in un gruppo Facebook, che è quindi il peggio del peggio, che adoro, dove sto spesso, pensando di, boh, forse farmi del male, insultarmi, mi ha dato ma tu che ne vuoi sapere? Tu fai solo corde. E io ho pensato, bello stereotipo. Ah, perché? Cioè, questa persona, è vero, io sono conosciuto per le corde, ma io faccio BDSM da 30 anni. Ho cominciato così. Io ho cominciato giocando, non capendo un tubo, inventando tutto perché stavo parlando di un periodo in cui nessuno mi poteva aiutare, facendo sadomaso, anche perché BDSM è arrivato dopo, io ho cominciato prima che arrivasse la sigla BDSM. Quindi cosa è successo? Però poi mi sono specializzato, è vero, io sono conosciuto per le corde, sono conosciuto come insegnante di Shibari, Nawashi, quello che vi pare. Beh, lei però mi ha, pensando forse di ferirmi o per avere ragione in una discussione, sì, perché eravamo in una discussione in cui si parlava di BDSM, ha detto, ma tu non puoi parlare perché tu fai solo corde. Di corde te ne intendi e sei bravo, del resto lascia perdere. Questo è un uso violento dello stereotipo. Perché col fatto che è la mia attività principale, mi ha chiuso in una scatoletta in cui io sono quello delle corde e quindi non posso parlare di Kane, di fruste, di relazioni di esse o di. Bello, eh? Io non so voi, a me. Poi vabbè, io ho imparato che veramente quando qualcuno fa così, io saluto e ringrazio e anche lì vado un po' indietro e mi dileguo. Ma perché? Perché non c'ho più voglia di discutere con questa gente. Poi soprattutto una persona che usa una tale violenza, perché ragazzi, dire a uno tu non puoi parlare perché di queste cose non sai niente, è violentissimo, violentissimo, perché tu non sai chi sono io. Cioè, per dire a me che non so niente di BDSM senza cattiveria, significa che non mi conosci. Poi il fatto che lei diceva di conoscermi da anni, che devo fare? Probabilmente mi conosceva 20 anni fa o 10 anni fa, quando ero veramente conosciuto solo come rigger, perché vivevo il BDSM magari un po' più in privato. Ragazzi, sono 3 anni che parlo di BDSM, questa è tipo la puntata numero 100, 104, cioè sono 2 anni che faccio dirette sul BDSM, anche solo per questo dovresti pensare che ho un'opinione per cui penso di saperne qualche cosa. Poi, sempre pronto a come dire,
imparare cose nuove, ma diciamo che penso di sapere di quello che dico. E quindi questo è. E quindi forse anche lì, se vogliamo superare gli stereotipi, dobbiamo imparare a gestirli, anche in questo senso, anche a gestire i nostri stereotipi, nel senso che io nella vita ho fatto cose che anni prima non avrei mai pensato di fare. Io ho accettato nelle mie relazioni delle cose che 10 anni fa non avrei mai accettato. Il me stesso di ora è diversissimo dal me stesso di 5 anni fa, di 2 anni fa, ma forse pure di ieri. Ma non esageriamo, ma perché non c'è tempo di evoluzione. Però mi rendo conto che sono cambiato tanto. E mi hanno cambiato le relazioni che ho avuto, le persone che ho intorno adesso. Io tanto di quello che sono ora lo devo alle persone con cui sono in relazione da anni. Perché? Perché mi hanno dato tanto. Perché mi hanno fatto vedere cose che prima non vedevo. È cambiato il mio modo di rapportarmi con le persone. È cambiato anche perché ho studiato cose nuove, ho imparato cose nuove, sto affrontando cose nuove. E questo è il concetto. Il confronto con gli altri, mostrandosi aperti, pazienti, disposti al dialogo, all'ascolto, è il primo passo per comprendersi, comprendere gli altri e crescere. E questo ci permette anche di andare oltre lo stereotipo. Perché questo è. Quindi, andando a chiudere un pochino, il concetto è, ragazzi, non dobbiamo avere paura degli stereotipi, dobbiamo avere paura se ci chiudono dentro gabbie mentali da cui poi non usciamo più. Angela ci dice: anch'io accetto situazioni che anni fa mai avrei accettato. È il crescere. E ragazzi, crescere serve tempo, non significa assolutamente che più si è vecchi più si è saggi. No, io vi dico, conosco gente di una saggezza infinita che ha veramente 20 anni, 25, 24, 23. Anche più piccoli, ragazzi. Cioè, scherzando e ridendo ora, cioè, ho sentito frasi di un'intelligenza e di una saggezza in bocca a, come dire, a gente molto, molto più giovane di me. Eppure c'è. Perché? Perché poi siamo esseri umani. Voi immaginate quanto è adulto chi ha vissuto delle vite difficili. L'altro giorno discutevano della differenza, ora vi faccio vedere uno stereotipo. È uno stereotipo, ma poi andiamo a vedere che gli stereotipi alla fine hanno anche un fondo di verità. C'era tutta una discussione su quanto sono più forti mentalmente i giocatori di calcio della zona serbo-croata. Perché? Perché quelli sono i ragazzi, i giocatori di adesso sono cresciuti sotto le bombe, sotto la guerra, sotto una situazione che noi non, grazie a Dio, la mia generazione non conosce. Ovvio che quelli hanno fatto delle esperienze che noi non faremo mai. Cioè, quelli sono ragazzi che ora giocano a calcio e sono usciti dalla loro situazione grazie al calcio, ma che prima sono cresciuti ragazzini che quando sentivano una sirena dovevano scappare di corsa in un rifugio perché bombardavano. Allora, questo è uno stereotipo. Sì, è uno stereotipo. Magari non è vero, magari alcuni di loro. Però questo discorso lo faceva un giornalista e usando uno stereotipo che però ha una base reale, perché è vero, quelle persone hanno fatto quell'esperienza. Come tantissimi giocatori africani che ti dicono che vengono da situazioni molto molto pesanti e il calcio è stato la loro uscita. Si vede che hanno una fame di vita diversa da magari chi è cresciuto in un ambiente più tranquillo, più sereno. Vabbè, io non voglio fare politica, però il concetto è gli stereotipi aiutano la comprensione, diventano gabbie quando ci chiudiamo dentro gli stessi stereotipi. Ci sono persone che si avvicinano, Matteo ci dice, ci sono persone che si avvicinano tardi al BDSM, dopo i 40-50, basta non farlo con arroganza, vedono quattro cose e pensano di aver capito tutto. Ecco, esattamente questo è, tu hai appena citato uno stereotipo. C'è della realtà nel tuo stereotipo, perché è vero, ci sono un sacco di persone che hanno scoperto il BDSM dopo i 40, che pensano di farlo, che serva, vedono lo stereotipo,
leggono gli stereotipi, leggono che l'uomo deve essere cattivo, deve essere duro, deve essere inflessibile e che basta dare due ordini per ricevere una fellazio e pensano che sia vero. No, non è vero, non è vero, non è vero. E non è che non è vero che tu puoi ordinare al tuo schiavo una fellazio, ma non è vero che basta prendere uno qualsiasi che si dice schiavo e dargli due ordini forti e quello fa quello che dici tu. No, è una relazione, però non voglio parlare di questo. Il concetto è che se tu affronti questo mondo con gli stereotipi, ti farai malissimo e soprattutto farai malissimo agli altri. Perché? Perché infilerai la gente dentro scatole che non sono le loro. Allora, io spero di aver fatto un discorso coerente. Come approcciare il partner da zero per principiare la proposta di condividere un'esperienza BDSM assieme? Elia Maldini, hai fatto una domanda da 1 milione di dollari che vince una diretta. Non sto scherzando. La tua domanda ora io me la segno. E come approcciare il partner da zero per principiare la proposta di condividere un'esperienza BDSM assieme e ci farò una diretta perché non è una risposta che ti posso dare in 2 minuti, però ti assicuro che è una bellissima domanda. Quindi, visto che la chat non rimarrà, me la segno. Come approcciare il partner da zero per principiare la proposta di condividere un'esperienza BDSM assieme? Oltre al fatto che è un italiano stupendo, ragazzi, è un italiano molto bello. Leliani ci dice: mi sento chiamato in causa. Prima di conoscere tu sei chi, avevo un'idea un po' sbagliata del BDSM. Ora sono felice di poterlo praticare anche alla mia età. Avevi una serie di stereotipi e preconcetti in testa che si sono dileguati, si sono sciolti quando chi sei tu? Chi so io, chi sappiamo noi, ti ha fatto vedere un BDSM adatto a te. Cioè, ti ha preso e insieme avete costruito una relazione che funziona. Tutto qui e non è poco, eh? Signori, io ringrazio, ringrazio Elia, non mi dimentico di te sul serio, seguimi e avrai la risposta alla tua domanda. Detto questo, noi ci vediamo mercoledì prossimo. Anche se sarà in pieno agosto, chi ha voglia mi segua. Ricordo a tutti che a meno che Instagram non faccia follie, la diretta sarà su IGTV e piano piano saranno anche su YouTube, visto che ho trovato una persona che mi aiuta a metterle sul tubo in modo che siano più accessibili anche per chi non ha Instagram. E vi ricordo che come ha fatto il buon Elia, se avete voglia di propormi domande o temi per il futuro, sono sempre disponibile. Elia dice: non mancherò, speriamo di conoscerci anche di persona un giorno, la stimo molto. Io quando vuoi sono disponibile. Io dico sempre a tutti: sapete dov'è la scuola, sapete quasi tutti dove sto, perché è facile seguirmi nei miei viaggi. Quando hai voglia, scrivimi e ci prendiamo un caffè. O ci si vede a qualche serata, molto molto volentieri. Telespalla Bob, che è uno dei nick più belli del mondo perché è un personaggio fighissimo, ci dice buon Ferragosto a tutti, grazie maestro, buon Ferragosto a tutti. Io lo ricambio, Matteo ci saluta e ci dice buon Ferragosto ed è la cosa che faccio anch'io. Signori, nei prossimi giorni e già dalla prossima diretta uscirà anche probabilmente il nuovo calendario per settembre con la ripartenza di tutte le nostre attività. Io dico sempre a tutti, chi questa fine di questo mese, l'ultimo weekend di agosto, avesse voglia di partecipare, io e l'MB di Studio al completo con i nostri due sponsor, Unique e Live Positive, saremo al Bergamo Sex. È un'esperienza che io consiglio di fare una volta nella vita perché Bergamo Sex è il festival dell'intrattenimento per adulti ed è una festa, fiera, festival, molto particolare, molto bello, cercatelo, Bergamo Sex 2022, con ospiti, per farvi capire, gli ospiti di quest'anno sono Malena e il buon Rocco Siffredi e il sottoscritto, che si esibirà sul palco tutte le sere con uno spettacolo di shibari, ma in più potrete vedere tutto nella giornata, dimostrazioni di shibari, perché avremo il nostro stand. Chi ha voglia ci venga a trovare a Bergamo Sex. Se volete informazioni, ragazzi, come sempre, scrivetemi. Signori,
Io vi saluto e vi, come dicevo una volta, e vi ringrazio. Non finirò la frase perché per i non romani sapete benissimo come finisce. Vi saluto e vi ringrazio. E ci vediamo mercoledì prossimo. Elia, cercherò i contatti che indica perché vorrei partecipare. Elia, scrivimi e te li dico. Nel senso che mandami un messaggino su Instagram e ti scrivo. Ti do le informazioni che ti servono. Ragazzi, io contattatemi quando volete. Io quando posso rispondo sempre a tutti. Va bene? Signori, alla prossima!